preso il via ieri in Gallura l'11ª edizione del Rally Terrassar, l'appuntamento conclusivo della Coppa Rally di Zona 9, è valido anche per il Ter Series. Sono state 115 le auto al via dalla pedana di Tempio Pausania per una competizione che si prevede combattuta. Sulle strade della Gallura si sfideranno anche gli esponenti del Ter, il Tour European Rally e il Ter Historic. Il Rally Terrassarda prevede 11 prove speciali. Ieri sono svolte tra Porto Cervo e Arzachena le verifiche tecnico-sportive di equipaggi auto e si è registrata l'apertura del villaggio Rally Mirto Sardegna, che ospiterà una serie di appuntamenti, tra i quali un cooking show con una sfida ai fornelli tra piloti e navigatori. Alla manifestazione ha portato il saluto della Giunta regionale e l'assessore allo sport Andrea Biancareddu. Oggi si è svolto lo shakedown con l'accensione dei motori e i test con le auto di gara. La competizione ha preso il via da Tempio con le auto che hanno affrontato le prime 4 prove speciali in programma, al termine delle quali i bolidi sono diretti verso il riordinamento conclusivo del giorno 1 nel molo vecchio di Porto Cervo. Domani è in programma un'altra giornata di prove speciali e la conclusione della competizione.